Un programma ideato e condotto dall'avvocato Emanuela Fancelli. Vorrei porre, visto che ha parlato di identità italiana e di cambio di mentalità, un'altra domanda al professor Carlo Magno, perché il cambio di mentalità è importante per segnare, professore, il vero superamento del vecchio sistema. Cioè la tecnologia e l'innovazione rappresentano ovviamente qualcosa di nuovo rispetto anche ad esempio al cartaceo, alla presenza dell'impiegato nell'ufficio. Però perché sia un vantaggio e non spaventi invece il lavoratore, che non è ovviamente abituato alla piattaforma tecnologica, non sarebbe necessario appunto una digitalizzazione che procedesse in parallelo con la formazione del lavoratore? Assolutamente sì, e devo dire che deve corrispondere assieme alla digitalizzazione anche proprio una semplificazione, altrimenti noi creiamo di tutti i processi, quindi dall'organizzazione del lavoro, poi parlando delle pubbliche amministrazioni, proprio una semplificazione, altrimenti sul mostro burocratico, che non è solo quello delle amministrazioni pubbliche, ma molto spesso è anche in tante aziende, tu innesti un mostro burocratico digitale. Ecco, la digitalizzazione è un cambio radicale di mentalità. Prendo ad esempio, facevo prima alcune regioni, quindi indipendentemente da chi siano amministrate, citavo il Veneto, per esempio, con una regione che del lavoro agile, quindi di quella della possibilità di cambiare radicalmente il sistema anche delle pubbliche amministrazioni, passando dall'adempimento burocratico, per cui oggi le pubbliche amministrazioni vivono, il comune, la provincia, la regione, lo Stato, le amministrazioni centrali, al lavoro per obiettivi, cioè i risultati. Io sostengo sempre, noi come sindacato siamo sorti 21 anni fa, basandosi su un articolo, l'articolo 98 della Costituzione, che dice che i lavoratori pubblici non lavorano per determinate caste, determinate amministrazioni, determinate politiche, ma lavorano al servizio esclusivo della nazione. E la nazione sono proprio i cittadini e soprattutto le piccole, le micro e le medie imprese. Quindi noi dobbiamo, occorre lavorare in maniera intelligente. Lo smart working è un termine adottato in Italia, negli altri stati del mondo si utilizza work anywhere, si utilizzano diverse tipologie, ma deve essere un qualcosa che pone al centro gli obiettivi e i risultati invece all'adempimento burocratico, e questo presuppone ovviamente un cambio di mentalità, quindi un lavoro che è quello degli anni 2020-2021 che deve essere basato sulla fiducia, sull'autonomia. Non può essere più quella del capo, del capetto, del sistema verticale. Oggi il lavoro è in team, capovolgere totalmente la piramide, no? Ma questo vale per qualunque azienda e non deve valere solo per le multinazionali, ma deve avere un diverso approccio. Ad esempio, come è sopravvissuta, parlando di tecnologia, lei parlava delle, l'onorevole Baldini prima parlava proprio delle botteghe. Bene, in questa pandemia abbiamo scoperto che proprio le botteghe dell'Appennino, le norcinerie, l'artigianato, voglio dire, toscano, emiliano, umbro, hanno realizzato che, voglio dire, questa bottega proprio artigianale che produce il pecorino, che produce la porchetta, che produce i vari salumi, si sono organizzati e quindi adottando una piccola piattaforma semplice, ormai i social sono facili, in cui è possibile. E qui deve essere lo Stato, devono essere le regioni, devono essere le amministrazioni a fornirgli una serie di infrastrutture dalla banda larga, ma anche a quella formazione, e riuscire a vendere direttamente il loro prodotto. Vendere il loro prodotto con una filiera tracciata vuol dire che il cittadino può comprare direttamente quel prodotto. Il produttore lo vende alla fine della chiusura della bottega, quindi non si aspetti Amazon, no? Aspetterai magari 4-5. Devo dire, all'inizio ci occorrevano 15 giorni, oggi si sono organizzati perché hanno trovato anche i vettori ed altro, certo. E ti arriva il prodotto direttamente a casa, ma tu non sei strangolato dai grossisti o dalla grande distribuzione. E qui l'onorevole Baldini diceva, a volte i grandi centri, no, le grandi distribuzioni ti impongono determinati prezzi, molto spesso sotto costo, quindi salta totalmente il principio della qualità o della sopravvivenza.
ma incentivi anche la possibilità del ripopolamento, del mantenimento di tutto l'aspetto degli Appennini. Noi abbiamo gli Appennini che vengono desertificati, i borghi italiani sono un patrimonio assoluto che sono l'essenza del noi, dell'essere italiani. Non possiamo prescindere proprio da questa essenza. I nostri luoghi sono storia, sono cultura, sono vita. Ecco, noi dobbiamo consentire che ci sia proprio un modello, una svolta, un cambio di paradigma culturale, per cui vengono rivitalizzate tutte le periferie. Non possiamo più essere siti centrici, ma esistono tutti i paesi, paesini ricchi di storia della Lombardia, della Liguria, non solo. Quindi è una questione che attanaglia tutto il paese, non è solo un problema quando parliamo di banda larga di serie A, di serie B, di serie C, cittadini digitali, non è un problema nord-sud, è proprio un problema di cambiare il sistema, anche il sistema economico, perché lei può ben capire che rispetto alla City abbiamo tante periferie o tanti paesini, certo, che sono intorno ai grandi centri, che vengono rivitalizzati con un'organizzazione del lavoro diverso, con un'organizzazione che si basa appunto su un modello più da team, che si basa su un'autonomia, su risultati, una valorizzazione del personale che ovviamente va formato, vanno formato sia, professore, i manager. Esatto, una cosa, infatti, per approfondire quello che ha appena detto, infatti lavorando in maniera diversa, per dire da casa, nel proprio quartiere, nel proprio rione, di fatto si agevola l'economia del quartiere. Però noi la vediamo un po' come una soluzione adottata durante l'emergenza per garantire la continuità di alcuni servizi. In realtà questo sistema in altri paesi è un sistema alternativo di lavoro ben collaudato. Quindi sì, è questo il cambio di mentalità che dobbiamo fare. Assolutamente, ma non è il lavoro da casa. Smart working non è il lavoro remoto a cui siamo stati costretti a vivere. Esatto. Smart working è un'altra cosa, è proprio un cambio di mentalità. Si passa, ripeto quello che dicevo prima, dalla cultura dell'adempimento, quindi io ti dico che cosa devi fare minuto per minuto, e quindi dalla concezione di quel controllo ossessivo. Perché molto spesso, vede, i manager o i capi, perché non sono manager, no? Noi dobbiamo, più che smart work, sì, ci servono smart leader. Ecco, noi abbiamo la necessità di avere, ci sono, e questo glielo posso dire perché su LinkedIn, no, sulle varie piattaforme, tu hai soprattutto privati. Io vengo da una cultura soprattutto di pubblica amministrazione, mi preoccupavo che questa cultura, no, chiusa, ancorata a paradigmi culturali ottocenteschi, neanche novecenteschi, fosse solo di... No, abbiamo amministrazioni e anche realtà, tranne le grandi aziende che l'hanno concepito e l'hanno capito, il resto è la logica del capo, quello che non sa assegnare obiettivi. Noi abbiamo aziende, sia pubbliche sia private, in cui il lavoro agile è stato vissuto, messa per iscritto, in cui si dice, poiché non so assolutamente cosa facciano i miei dipendenti, non posso assegnare loro obiettivi, pertanto il lavoro agile è assolutamente inutile nella mia azienda o nella mia amministrazione. Ora, al di là del concetto mio, dipendenti, e proprio il concetto di parlare di collaboratori, parlare di lavoro di team, parlare di lavoro, mette in discussione proprio quella logica, che molto spesso nelle pubbliche amministrazioni è una logica verticistica che segue delle logiche piuttosto strane. Nel privato molto spesso c'è il capo che non ha nessun ruolo, ma semplicemente perché fa il capo e fa il controllore ossessivo, voglio dire, del dipendente. Ecco, noi dobbiamo cambiare questo, passare ad architetture vivibili, ad architetture del mondo del lavoro in cui la qualità della vita, il benessere organizzativo che molto spesso viene raccontato, declamato senza comprenderlo, voglio dire, diventi effettivo. Se noi parliamo di natalità, no, e di denatalità, noi l'Italia ha un grande problema, ma e non ci poniamo il problema che coniugare il benessere, la vita, il work-life, no, balance, vita-lavoro, un problema di genitorialità, creare in mancanza, voglio dire, strutture, asili nido, una migliore sistema anche di assistenza, perché non hai solo i figli, adesso abbiamo i genitori,
Il problema del, ecco, voglio dire, è stato istituito proprio in questo governo un ministero specifico per le disabilità. Ecco, non rendersi conto che è necessario far quadrare tutte queste, queste problematiche e che il benessere organizzativo è produttivo, aumenta la produttività. Grandi aziende multinazionali non è che sono dei benefattori, no? Avendo adottato, voglio dire, uno smart working intelligente con una verifica ovviamente dei risultati. Tenere la gente a casa e non fargli fare le stesse cose è totalmente negativo. Mentre smart working non vuol dire lavorare solo da casa, vuol dire alternare il lavoro a secondo del grado di autonomia. Le faccio un esempio banalissimo, e qui le parlo tra due amministrazioni. Le amministrazioni comunali emettono, ad esempio, i permessi per le strisce blu, no? Quindi se sei residente, benissimo. La logica qual è stata fino ad ora? È stata quella: tu, cittadino, mi presenti la richiesta, io la esamino, poi ti dico che cosa mi devi presentare, cosa devi integrare, ad esempio la revisione dell'auto, il contratto di affitto ed altro. Perfetto, e mano a mano rispondi e c'è poi un dirigente, un manager che decide, no? E valuta di concedere i permessi. La logica per obiettivi è totalmente diversa. La logica per obiettivi è: io ti dico qual è l'obiettivo che voglio raggiungere, quindi in una città come Roma devo dare 2.800.000 permessi, perfetto, i collaboratori che hanno fatto e quindi hanno ridotto da 2 mesi a 3 minuti o 3 ore nella maggior parte dei casi l'autorizzazione. Si sono scaricati il database degli ultimi 5 anni, cioè nel momento in cui io so l'obiettivo non devo seguire più l'adempimento burocratico, io mi scarico il database degli ultimi 5 anni. Si sono andati a vedere nella banca dati tutti i documenti presentati, perché ovviamente cambia, qualche residente può cambiare, qualche affittuario, ma il resto. Verifico anche che se io ho comprato una macchina nuova, la revisione la dovrò fare dopo 4 anni, altrimenti ogni 2 anni. Il contratto d'affitto so esattamente se dura, è un 3 più 2, è un contratto a equo canone, è un contratto commerciale. E rilascio automaticamente, ti chiedo esclusivamente, tu mi fai la domanda, io ho già la tua anagrafica, ti dico già sul sito che mi devi presentare solo questo. E quindi quando tu accedi, io in 3 minuti o al massimo in 3 ore, se vi sono qualche problema, voglio dire, ti posso rilasciare il permesso. Cioè non è più aspetto che tu mi faccia la richiesta, io ho già l'anagrafica di tutti. Cambierà qualcosa, ma io devo essere in grado di rispondere, devo essere proattivo. La stessa cosa per le amministrazioni, anche per le aziende private. Se lei va in un centro di telefonia, anche se ha la carta voglio dire, d'identità, quella che riporta dietro il codice fiscale, ti continuano a chiedere, voglio dire, il documento, la tessera sanitaria, che non ha nulla a che fare nella logica del codice fiscale, perché il nostro sistema burocratico prevede che gli devi dare, ed è follia, perché la carta sanitaria... È chiaro, è una cosa diversa e servirebbe ad altro. Professore, su questo la interrompo perché ha parlato proprio di necessità di snellire le procedure. E allora, poiché l'onorevole Rizzetto più volte ha parlato della necessità di interventi a sostegno e dei lavoratori, ma anche delle imprese, e del male che fa la burocrazia, approfitto della sua presenza per un ulteriore confronto. Buonasera, onorevole. Allora, grazie, buonasera a tutti, ben trovati. Grazie ovviamente di essere con noi in collegamento. Grazie a voi. Ma guardi, onorevole, lei più volte ha sostenuto la necessità di sburocratizzare, perché la legislazione cavillosa, confusa e spesso contraddittoria contribuisce ad uccidere l'impresa. Ma non solo, lo stesso professor Carlo Magno che saluto, come la collega Baldini, insomma, e chiaramente anche tutte le altre persone che sono qui collegate, ci insegnano. Io sono profondamente d'accordo con quanto ho appena ascoltato dal professor Carlo Magno, perché di fatto va quasi a ricordare non tanto quello che stiamo vivendo oggi in termini, drammatici rispetto a occupazione, disoccupazione, piuttosto che
ha fatto un mini trattato, mi permetta se posso, ha fatto un mini trattato di quasi di filosofia del diritto ed è correttissimo quello che ha detto, no? Uno spaccato sociologico fondamentalmente condensato in pochi minuti che ci fa capire qual è la situazione rispetto al welfare, qual è la situazione rispetto al mercato del lavoro che oggi, ahimè, e sottolineo ahimè, stiamo vivendo. Avete parlato di moltissime, moltissime cose. Una molto interessante secondo me è proprio la blockchain. Un qualcosa, correggetemi se sbaglio, a cui fondamentalmente qualche anno fa eravamo arrivati molto vicino, dopo c'è stato uno stop improvviso, non lo so perché, però è un qualcosa che evidentemente al servizio dei nostri concittadini e soprattutto dei consumatori dà delle garanzie di qualità elevatissime, elevatissime. Se voi pensate che oggi, ad esempio, se andate al supermercato e comprate, che ne so, io non sono un grandissimo amante della carne, però comprate una bistecca o qualcosa del genere, ebbene la bistecca che voi comprate sapete esattamente dove è stato allevato, dove più o meno, insomma, piuttosto che dove è stato macellato, nei derivati non lo trovate. E quindi può esserci effettivamente, può arrivare da qualsiasi parte del mondo. Quanto diceva prima la collega Baldini, sì, è giusto che ogni bottone, ogni asola, piuttosto che ogni cerniera venga fatta in Italia. Secondo me siamo arrivati ad un punto rispetto ad un mercato del lavoro completamente globalizzato, che è molto difficile tornare a quei livelli. Mi accontenterei, diciamo, molto che le aziende multinazionali che fanno dell'e-commerce il loro core fondamentalmente pagassero parte delle tasse in Italia. Mi accontenterei di questo. Se voi immaginate quanto è cambiato il mercato del lavoro, e arrivo anche alla sua domanda, chiaramente questo è un piccolo cappello introduttivo, se voi immaginate quanto è cambiato negli ultimi 20 o 25 anni il mercato del lavoro, non soltanto in Italia, in tutta l'Europa e in tutto il mondo, è qualcosa di assolutamente sconvolgente, è una rivoluzione sotto questo punto di vista. Io qualche anno fa mi sono appassionato e ho studiato umilmente quello che ad esempio è il mercato del lavoro danese. Prima si parlava di, ad esempio, di formazione. La Danimarca investe una quantità elevatissima del proprio prodotto interno lordo in formazione ben fatta, per cui mediamente i lavoratori danesi cambiano posto di lavoro ogni 7 anni e mezzo, se vogliono starsene a casa un po' se ne stanno a casa, ma se vogliono iniziare un'altra attività lavorativa il giorno dopo ce la fanno, perché sono lavoratori altamente specializzati, altamente formati. Io penso che la formazione su cui noi dobbiamo investire completamente, rivisitandola anche in termini chiaramente di risorse che vengono date alla formazione, molto spesso qualsiasi governo, qualunque esso sia, destra, sinistra, centro, quello che esiste, va molto spesso anche a toccare i fondi per la formazione interprofessionale, ad esempio, no? Il famoso 0,30% sulle buste paga, ecco, che è preda molto spesso di qualche politico che vuole fare portafoglio, smettendo di fare evidentemente un'ottima formazione. Una formazione che, ad esempio, rispetto ad una fascia di età dei nostri lavoratori che oggi perdono il lavoro, purtroppo, perché ce ne sono tantissimi, migliaia, a 45, 50, 55 anni, non sia una formazione che gli permette di imparare una lingua o di capire come funziona un computer, perché si girano dietro a loro e vedono un ragazzo di 15 o 16 anni che sa parlare mediamente 2 o 3 lingue, grazie anche ai social network, ai video, piuttosto che alle canzoni, e sa smanettare su un computer quasi meglio di un hacker. E quindi la formazione va evidentemente molto, molto rivista, sicuramente. Quello che si diceva prima, rispetto alle delocalizzazioni, ecco che la formazione può essere un punto notevole a nostro favore, proprio per non fare delocalizzare, ma per fare internazionalizzare le nostre aziende. Se io vengo dal Friuli, abito in Friuli Venezia Giulia, alle porte di Udine, e qui vicino c'è una grandissima azienda a Porcia, in provincia di Pordenone, che si chiama ad esempio Electrolux, che è un'azienda storica che tutti voi conoscete, storica, delle lavatrici, voglio dire gli elettrodomestici, eccetera, eccetera. Qualche tempo fa avrebbe voluto delocalizzare, anche dopo, voglio dire, qualche fondo, qualche palanca che è stata a loro data, e non soltanto a loro, chiaramente, da parte della collettività, da parte dello Stato, cosa che il decreto dignità non ha risolto, apro e chiudo parentesi.
Perché? Perché semplicemente una lavatrice a Varsavia costa 38 euro a farla, a costruirla, mentre a Procida costa esattamente 4 o 5 volte tanto. E quindi siamo al paradosso. Sino a qualche anno fa le grandi aziende, grandi e medie aziende, volevano delocalizzare dall'altra parte del mondo, in Brasile, in India. Adesso non serve neanche più delocalizzare in India, basta delocalizzare intramenia, all'interno della stessa Europa, in Polonia, a Varsavia, in Ungheria, in Romania, e già abbiamo un costo del lavoro che è notevolmente inferiore e dei vincoli in termini burocratici che sono molto più allentati rispetto a quello che oggi, voglio dire, esiste in Italia. Basti pensare, me lo potrà confermare il professore, che soltanto di formule contrattuali per assumere una persona ce ne sono a decine ad oggi. Ed è altrettanto chiaro che, ripeto, la politica molto spesso, devo dire, non ne faccio bandiera, lo rinnovo, né di destra, né di sinistra, né di centro, né di qualche di partito, però molto spesso la politica ha contribuito a rendere questa burocrazia evidentemente troppo pesante per le aziende. I primi due motivi, queste sono, voglio dire, statistiche oramai confermatissime, i primi due motivi perché gli investitori esteri fanno molta fatica oggi a venire in Italia, ecco che uno dei due è la troppa burocrazia. Io ho conosciuto un importante imprenditore qualche anno fa a Roma, io sono a Roma da circa 8-9 anni, e questa persona mi ha detto: guarda, io sono esattamente 2 anni che sto cercando di fare delle autorizzazioni, 2 anni per fare delle autorizzazioni, per costruire, per mettere, voleva fare un bed and breakfast, per fare 12 camere, una casa vacanza, una cosa del genere, non mi ricordo la normativa, però era una casa vacanza, e dice: io ero pronto con i soldi miei, tra l'altro, senza neanche andare in banca a trovare dei prestiti. Quindi è chiaro che, voglio dire, ad un certo punto la politica deve mettersi di traverso alla burocrazia, però deve mettersi, come prima si ricordava, prima della diretta, sui libri, a studiare come si riesce a tagliare parte della burocrazia, perché attenzione, non tutta la burocrazia è da buttare via, c'è una burocrazia sana ed è una burocrazia che è esattamente quella che fa emergere tutte le magagne, anche, voglio dire, del mercato del lavoro, perché attenzione che non è che sono tutti stinchi di santo, ci mancherebbe altro. La stessa pubblica amministrazione, su cui viene riverberata molto spesso questa burocrazia, è la faccia, permettetemi, migliore dell'Italia. Cioè, la pubblica amministrazione che funziona bene è un front office nei confronti dei nostri cittadini, per cui i nostri cittadini molto spesso, non dico che sono contenti di pagare le tasse, però dicono: attenzione che paghiamo le tasse perché abbiamo questo tipo di servizi. E di qui a cascata in pubblica amministrazione, secondo me, servirebbe avere un ripristino del turnover, piuttosto che qualche scorrimento, piuttosto che fare qualche concorso mirato e non fare una miriade di concorsi per cui dopo avremo vincitori e idonei di concorso che vengono sotto Montecitorio, giustamente poveri, a protestare perché non riescono ad entrare in questo circuito. Chiudendo, avete parlato molto spesso questa sera, lo rinnovo, di lavoro e soprattutto di quanto effettivamente le nostre aziende non riescono a fare perché soffrono di una concorrenza incredibile. È anche vero un'altra cosa. Se io oggi ordino un libro, bene, mi piace leggere, ordino un libro, un qualsiasi testo, e vado in libreria non lo trovo, passo in un'altra libreria, magari neanche in questa libreria, perché è un libro abbastanza raro, no? Non lo trovo. Ecco, diciamo, per farvela molto breve, succede che, voi lo sapete, ci sono delle piattaforme internet che nel giro di 24 ore scarse ti portano a casa il libro, ti sorridono, te lo lasciano adesso sulla porta di casa, sì, e se ne vanno. Quindi io non voglio dire che sono da questa parte, io sono dalla parte delle librerie, tanto per fare un esempio, laddove, certo, si sente l'odore, voglio dire, dell'umidità sui libri, assolutamente sì. Ma attenzione, che se le nostre aziende, le nostre piccole e medie aziende, perché le grandi aziende hanno già imparato un po' a fare queste cose, internazionalizzando piuttosto che purtroppo andandosene, se le nostre piccole e medie aziende non si rendono conto che ad oggi serve servizio, qualità, prezzo giusto, non basso, prezzo giusto, e soprattutto una sorta di puntualità del servizio stesso, che può andare dal servizio offerto alla consegna in finale, allora non ce la faremo mai.
perché questo serve. La politica è veramente, mi taccio, la politica a che cosa serve? La politica serve a queste piccole e medie imprese, una volta che andiamo a decapitare un po' di burocrazia, per dare loro gli strumenti necessari. La politica non deve trovare i posti di lavoro. La politica deve mettere in condizioni le persone di trovare un posto di lavoro. Vedete che questa differenza è sostanziale per quanto riguarda, voglio dire, certo, l'attività politica, qualunque essa sia, molto bene. E quindi è assolutamente evidente che serve che la politica metta a disposizione di queste aziende degli strumenti che altrimenti queste aziende non avrà, questi strumenti non avrebbero queste aziende mai potuto accedere. Io trovo ancora aziende in giro per l'Italia che, quando parlo di una pagina internet nel 2020 o 2021, mi dicono no, non mi serve. Allora non ci siamo. Serve chiaramente un minimo anche di affiancamento a queste onorevole, persone. Onorevole, la interrompo un attimo, l'abbiamo Chiudo. Detto, il cambio di mentalità, però le vorrei porre proprio una domanda veloce. Ha detto la politica non deve trovare posti di lavoro. In questi giorni si parla sempre tanto, ovviamente, dell'Alitalia, di nuovo, dell'ennesima crisi Alitalia. Adesso, quindi, l'obiettivo quale dovrebbe essere? Sanare l'impresa o garantire tu pure i posti di lavoro? Allora, per quanto mi riguarda, i posti di lavoro sono sacrosanti. E quindi garantire i posti di lavoro, questo la risposta è tranchant, ma è questa. Diciamo che all'Italia, di cui ci siamo occupati in commissione lavoro in questi anni, ecco che finalmente dovrebbe, per come la vedo io, improntare un piano industriale sufficientemente lungo nel tempo, perché i piani industriali, purtroppo negli anni 80 si facevano piani industriali per i prossimi 30 anni delle aziende. Oggi si fa un piano industriale in un'azienda di 6 mesi e tanto, è grasso che cola. All'Italia, che è evidentemente un colosso, dovrebbe, secondo me, presentare un piano industriale importante e cercare di bonificare laddove ci sono stati anni e anni di errori, a partire dal management e a partire anche poi dal prodotto che offre. Perché noi abbiamo ascoltato anche dei competitor, ecco, tanto per essere chiari, di Alitalia negli ultimi anni, competitor che magari avevano avuto la voglia e avevano sicuramente la possibilità anche di acquisire gli hub, ad esempio, di Alitalia, quindi di acquisire il mercato di Alitalia e quindi Alitalia, che ci hanno detto una cosa semplicissima, banalissima, e ci hanno detto: Alitalia in tutti questi anni ha perso perché fa semplicemente e solo il 98% dei suoi voli sono voli interni nel nostro paese. Laddove c'è un po' di ciccia, un po' di grasso, non sono quei prodotti che attualmente offre. E quindi io chiaramente non sono nessuno per dire che cosa deve fare all'Italia. Ci saranno probabilmente, spero, dei manager molto importanti che cercheranno di risollevarla. Garanzia dei posti di lavoro, questo è del tutto evidente. Secondo me anche poi ridefinizione, è veramente, mi taccio, perché ci sarebbe da aprire un capitolo molto importante su quello che sto per dire, a mio parere, ridefinizione di quello che sono gli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione oggi, bene, c'è, ci mancherebbe altro, nessun problema, benissimo, cassa integrazione, contratti di solidarietà espansivi, difensivi, insomma abbiamo tutti gli strumenti, però ritengo che la cassa integrazione oggi non sia più uno strumento moderno e performante per poter andare incontro alle esigenze delle aziende. Tant'è vero che purtroppo quando un'azienda entra in cassa integrazione, almeno nel 50-60% di casi, la cassa integrazione è l'anticipo della chiusura dell'azienda stessa. Sì. Un ammortizzatore unico sarebbe più che sufficiente, con molte derivazioni, però serve che effettivamente la politica si metta molto spesso più al servizio delle aziende, che le ascolti. Io ho partecipato a molti incontri al Ministero dello Sviluppo Economico su crisi aziendali e sono rimasto molto deluso. Io vengo da un profilo aziendale, sino al 2012, con un'azienda che comunque insomma aveva qualche decina di dipendenti, però effettivamente ho trovato delle interlocuzioni, ecco, da ambo le parti, attenzione, se da una parte c'era un muro, dall'altra c'era qualcuno che cercava di sfondarlo con la testa, quindi non si andava da nessuna parte. Onorevole, io su questo ovviamente la ringrazio. Grazie a voi.